Ciao ragazzi! Allora, adesso ci occuperemo di un argomento molto importante che ovviamente sarà oggetto di verifica, quindi voi durante questo podcast potrete tranquillamente farmi poi delle domande. Allora, Federico, Matteo, Mattia, Daniela, Greta, dobbiamo cercare di capire la visione dell'amore di Dante, Boccaccio e Petrarca, perché nell'amore arriviamo a trovare le differenze di pensiero di questi tre grandi autori. Innanzitutto, chi è che nasce per primo? Dante, ovviamente, poi Petrarca e poi Boccaccio. Allora, la visione dell'amore di Dante la possiamo trovare nella Vita Nuova. La Vita Nuova che cos'è? Ve lo ricordate? Ma tecnicamente che cos'è? È un prosimetro. Che significa prosimetro? Benissimo. Nella Vita Nuova Dante che cosa fa? Raccoglie tutte le prose, le liriche, quindi i versi che aveva scritto per la sua amata e li riunisce in questo prosimetro, che è un qualcosa di stupendo, di innovativo, di inarrivabile, cioè qualcosa di mai letto prima. La gente rimane stupita dalla Vita Nuova, perché è un nuovo modo di scrivere e Dante dimostra tutto il suo talento e tutto il suo spessore proprio di personaggio, di scrittore, di artista proprio della letteratura. In questo prosimetro Dante è il precursore e l'innovatore dello stile novo, cioè con Dante e con la Vita Nuova si arriva al dolce stile novo. Nel dolce stile novo la donna è vista come un angelo, una donna angelo che solo a pensarla ci dà pace. Non importa se riuscirò ad averla come compagna materiale, il solo fatto di pensarla mi dà sollievo, mi dà pace, mi dà serenità. Per Dante la donna è il tramite per raggiungere Dio, per raggiungere la salvezza. Quindi vedete, la spiritualità è un elemento fondamentale per Dante. La carnalità non è contemplata, perché il solo fatto di pensare a Beatrice gli dà sollievo, gli dà pace, gli dà serenità, e Beatrice è l'angelo, è il tramite per arrivare a Dio, quindi per arrivare alla salvezza, al cammino di purificazione. Questo cammino e questo tema poi ovviamente verrà affrontato di più nella Divina Commedia. Nella Vita Nuova infatti Dante che cosa ci dice? In generale che cosa ci dice? Rimanderò il mio discorso spirituale, il mio rapporto con Beatrice in un'altra opera, utilizzando delle parole che non ho usato per nessun'altra donna, perché Beatrice si merita questo. Cioè io devo trovare delle parole che non sono mai state usate prima e verranno usate per la mia amata, perché lei è la mia musa, la mia ispiratrice, è il tramite per raggiungere Dio, la perfezione. Questo è la donna nello stile novo, questa è la visione di Dante, ok? Petrarca ha una visione diversa. La visione dell'amore è diversa, la ritroviamo nel Canzoniere, che è la sua opera più riuscita, paradossalmente scritta in volgare. Quel volgare che mentre Dante elogiava, Petrarca che rapporto aveva con il volgare? Preferiva il latino perché il volgare era un po' per tutti, mentre il latino secondo lui era per pochi. Bravissimo, sviliva, il volgare sviliva il senso delle cose, il latino era la lingua dei classici, la lingua della riscoperta, dell'umanesimo. La sua opera più conosciuta è quella. Infatti lo volevo dire. Paradossalmente è proprio il Canzoniere, che è un'opera appunto dedicata all'amata Laura, poi non si sa bene se questa è Laura, Beatrice, Fiammetta, siano esistite, non siano esistite. Ha detto che era figlia del re. Fiammetta.
Fiammetta o Laura? Fiammetta. Laura, non stiamo parlando di Laura. Ok. Però attenzione, perché Laura bionda con gli occhi azzurri, quindi è un po' lo stereotipo della bellezza anche dei poeti della scuola siciliana, no? Che è precedente a Petrarca, Dante e Boccaccio. Per Petrarca l'amore è un qualcosa di tormentato, cioè Petrarca vive l'amore in maniera più tormentata, non è in pace con se stesso, non è, la donna non è il tramite per raggiungere Dio, nel senso che c'è un rapporto di sentimenti contrastanti, cioè alla passione che Petrarca sente si contrappongono i sensi di colpa indotti soprattutto da un'educazione cattolica, quindi dal fatto che Petrarca fosse anche credente. Lui è credente, no? Tant'è vero che in alcune lettere poi trascina Boccaccio, convince, si può dire, Boccaccio a diventare chierico, quindi ad avvicinarsi alla Chiesa. Molti pensano, come diceva Mattia l'altra volta, che fu più che altro una mossa di convenienza, però Boccaccio si avvicinò anche per il tramite di Petrarca. Quindi Petrarca vive l'amore in maniera più conflittuale, con sentimenti contrastanti di passione e di sensi di colpa, ok? Boccaccio invece ha una visione dell'amore differente. L'amore deve essere l'espressione anche carnale, la passione, quindi ci deve essere anche questo, e tutti i riflessi indotti, quindi l'amata di Boccaccio e Fiammetta, da questa passione. Quindi le tensioni, gli stati d'animo, la gelosia è uno degli elementi che si provano, no, in un rapporto d'amore. L'amore è passione, l'amore quindi è carnalità, è sentimento vissuto. Anche più fisico. Certo, certo. Quindi Boccaccio certamente dei tre è quello più spinto in questo senso, ok? Quindi Dante spiritualità, Petrarca tormento, Boccaccio passione. Ciao ragazzi!